Ragazzi, beh, allora, intanto questo video lo vedrete dopo il video dei sorteggi, quindi non so, nel pomeriggio, qua passano ovviamente tutte le macchine del mondo. E niente, volevo parlare un attimo di sto discorso di Ronaldo. Ronaldo, probabile squalifica o multa, non si sa. Allora, è simile al gesto di Simeone? Sì e no, nel senso che Simeone lo fece verso magari i propri tifosi. Ronaldo, da quello che purtroppo si vocifera, l'ha fatto nei confronti dei tifosi Atletico Madrid. E questo potrebbe essere un aggravante, ecco. È altrettanto vero che si può non paragonare al gesto di Simeone il gesto di Ronaldo, ma si può paragonare benissimo al gesto che fece Mourinho allo stadium, perché quello fu un gesto rivolto ai tifosi juventini e provocatorio. E lì mi sembra che Mourinho non venne squalificato, non mi ricordo se multato o meno, ma non squalificato. E sappiamo benissimo che i gesti degli allenatori vengono presi più in considerazione rispetto a quelli dei protagonisti in campo, e quindi dopo comunque che gli hanno tirato di tutto, quelli dell'Atletico Madrid, insulti, io ho difeso quella volta Mourinho, ho difeso quella volta, sì, 3 settimane fa Simeone, e difendo tuttora Ronaldo, perché comunque sono coerente e sono dell'idea che comunque io, avendo vissuto il campo, certe reazioni ce le hai di istinto, ok? E quindi io penso che una multa sia più che sufficiente, anche perché quelli in Spagna e quelli dell'Atletico Madrid non hanno nemmeno fatto casino, e soprattutto le parole che potrebbero di fatto evitare una squalifica a Ronaldo sono state dette proprio dallo stesso Simeone, che praticamente l'ha, non dico giustificato, però ha detto che ha risposto dicendo che hanno avuto più coglioni di noi, ecco. Quindi questo è il mio punto di vista. Comunque ripeto, il gesto di Ronaldo è più paragonabile a quello di Mourinho che a quello di Simeone. Mourinho non è stato squalificato, mi aspetto la stessa decisione nei confronti di Ronaldo, e qualora non avvenisse questo, poi a pensare male si fa peccato, però spesso ci si azzecca, perché con Real Madrid non avrebbero nemmeno aperto l'inchiesta questi qui, se Ronaldo fosse ancora rimasto, stato insomma al Real Madrid. Quindi questo mi aspetto, ok? Detto questo, ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti, e sempre e comunque fino alla fine, forza Juventus, e speriamo che usino più che altro la testa e la logica.